Allora abbiamo detto 9 servizi per questa puntata di Domenica Sport. Ci occuperemo di calcio come sempre, ma anche di rugby, pugilato, calcetto, nuoto e di atletica. Per quanto riguarda il calcio, è stata una giornata particolarmente positiva per l'Avezzano, che continua nella serie positiva, 4 pareggi e poi 2 vittorie consecutive. Oggi ha vinto 2-0 sul campo della Jesina, diretta concorrente. Allora andiamo a vedere subito i risultati dei tre campionati che seguiamo da sempre per voi. Parliamo di Serie D, Eccellenza e Promozioni. Cominciamo con la Serie D, si è giocata la 13ª giornata. Questo è il quadro completo. A Campobasso Giulianova batte Campobasso 1-0, Forlì Francavilla 2-2, a Isernia Castelfidardo batte Isernia 1-0, a Jesi Avezzano batte Jesina 2-0, Pineto Cesena 1-0, Recanatese San Maurese 2-2, San Giustese Notaresco 0-0, a Sant'Arcangelo di Romagna Matelica batte Sant'Arcangelo 2-0, Savignanese Agnonese 1-1, Vastese Montegiorgio 1-0. La classifica Matelica 33 punti, 5 più del Cesena che ha perso anche oggi, Cesena 28, Notaresco 26, San Giustese 24, Recanatese 21, Francavilla 20, Pineto e Savignanese 19, San Maurese 18, Giulianova e Sant'Arcangelo 17, Vastese 14, Montegiorgio 13. A quota 11 abbiamo Avezzano, Forlì, Castelfidardo, Jesina e Isernia. E infine all'ultimo posto Agnonese e Campobasso, le due molisane con 9 punti. E adesso passiamo al campionato di Eccellenza, 14ª giornata, Alba Adriatica Angolana 1-1, ha scoppito Prato la batte a Amiternina 4-2, Cupello Miglianico 0-0, fuori casa Chieti batte Delfino Flacco Porto 3-0, Paterno Pontevomano 1-0, Penne Nereto 0-0, San Buceto Sfoltore 1-1, Torrese Capistrello 3-1, Montesilvano Martinsicuro 6-1. La classifica, il Chieti ha recuperato tutto lo svantaggio dall'avvento di Lucarelli in panchina e adesso è solo al comando con 28 punti, 2 in più dello Sfoltore che ne ha 26, Capistrello, Torrese e San Buceto 25, Paterno 22, Alba Adriatica 21, Nereto e Montesilvano 20, Penne 19, Delfino, Flacco, Porto 18, Pontevomano 16, Miglianico e Cupello 15, Angolana 14, Pratola e Amiternina 13, ultimo il Martinsicuro con 4 punti. Passiamo adesso al campionato di promozione, qui si è giocata la 13ª giornata. A Luco De Marzi, Pianolente batte Angizia Luco 2-0, Morrodoro Montorio 1-0, Mutignano Sant'Egidiese 1-1, fuori casa Sant'Omero batte Pucetta 2-0, Atri Mosciano 1-1, Rosetana Torninparte 0-0, San Gregorio Borgo Santa Maria 4-1, Sportland Celano Fontanelle 1-0 e infine Tossicia Castelnuovo 0-0. La classifica in testa c'è il Castelnuovo con 31 punti, Pianolente 26, Angizia 25, Sant'Egidiese 24, Atri 23, San Gregorio 22, Morrodoro e Montorio 20, Sant'Omero 19, Borgo Santa Maria 17, Rosetana 16, Fontanelle 14, Pucetta, Sportland Celano e Tossicia 11, Mosciano e Mutignano 10. Chiude il Torninparte con 6 punti. E cominciamo adesso con la serie dei servizi. Il primo è relativo al campionato di Serie D, la vittoria esterna dell'Avezzano, importantissima per morale e classifica. Avezzano che batte la Jesina a domicilio per 2-0. Vediamo il servizio. La Jesina incappa nella classica giornata no e l'Avezzano ne approfitta sbancando il Carotti con un perentorio 2-0. Poco brillanti i Leoncelli che giocano una gara con poca gamba ed ancor meno idee. Convincente invece l'Avezzano che sfodera buone individualità e un gioco di squadra apprezzabile. Mister Ciampelli deve rinunciare ancora a Nonni e sceglie Bubalo al centro dell'attacco supportato da Cameruccio e Trudo. 4-2-3-1 per l'Avezzano con Dos Santos a giocare da centravanti con Deramo, Pellecchia e Cerone dietro di lui. Le condizioni del terreno di gioco non aiutano di certo a sviluppare manovre piacevoli e la partita stenta a decollare. La Jesina prova a guadagnare metri andando a cercare le fasce laterali, ma l'Avezzano non gioca chiuso ed anzi, quando può, riparte con pericolosità. Proprio dei biancoverdi è la prima azione degna di nota al 19esimo. Punizione di Dos Santos, la sfera viene alzata dalla barriera e diventa insidiosa. David risponde presente.
Un minuto dopo si fa vedere la Jesina, bello lo spunto di Kevin Trudo sulla destra, palla in area, ma Bubalo non trova l'impatto giusto. Cresce la Jesina e 3 minuti dopo si fa viva con Ceccuzzi che questa volta cerca la botta da fuori, ma la conclusione è fuori misura. La Jesina si spegne qui e cresce l'Avezzano. Al 31esimo è Cerone ad impegnare David con una punizione dalla distanza. Il numero 1 Leoncello mette in corner. Ciampelli nella Jesina prova a passare al 4-2-3-1, ma senza effetti, e è l'Avezzano a chiudere in avanti il primo tempo. Si va a riposo sullo 0-0 e alla ripresa del gioco la partita è subito scoppiettante. Dopo 4 minuti la classica ingenuità della Jesina si fa vedere. Questa volta è Fracassini a commettere un fallo ingenuo su Deremo. Per il signor Crezzini di Siena è calcio di rigore. Ed effettivamente la sensazione è che il fallo ci stia tutto. Dal dischetto Cerone scucchiaia e non sbaglia. 1-0 Avezzano. Cambi in casa Jesina con Pierandrei, Zannini e Quaudio a cercare di dar freschezza. Al 17esimo intervento dubbio in area su Trudo, ma questa volta l'arbitro sorvola. A voi il giudizio. La Jesina sembra mettere buona volontà, ma poca concretezza e soprattutto poca lucidità per i biancorossi, quest'oggi in maglia blu. Al 28esimo contropiede micidiale dei marsicani e Dos Santos punta in velocità il suo diretto marcatore, cerca il palo lungo ed il raddoppio è solo sfiorato. La Jesina comunque ci prova e al 34esimo avrebbe l'opportunità del pareggio. Tiro dalla distanza di Ricci, respinge Fanti e Pierandrei sbaglia clamorosamente il tapin vincente. Davvero ghiotta l'occasione che avrebbe portato al pareggio la Jesina. Ma da questo momento in poi è soltanto Avezzano. Prima al 38esimo Cerone, sempre lui. Autentica spina nel fianco per la difesa Leoncella, centra il palo. 4 minuti dopo, al 42esimo, Cerone trova la doppietta personale, questa volta con un tiro a giro che non lascia scampo a David. La partita finisce qui. Complimenti all'Avezzano che ha meritato questo successo, continua a scalare posizioni in classifica e per quanto visto, si è visto oggi, sicuramente darà filo da torcere a tutti. Brutta Jesina invece che rivede i fantasmi di qualche settimana fa ed ora è chiamata a rialzarsi da subito. Ribadisco il finale da Jesi, Jesina Avezzano 0-2. E torniamo in studio, adesso parliamo del campionato di eccellenza con i due servizi relativi alle formazioni marsicane. Il Capistrello che perde contro la Torrese fuori casa per 3-1, il Paderno invece che con il minimo scarto batte il Pontevomano. Vediamo insieme questi due servizi. A Castelnuovo Albomano nel fortino della Torrese arriva il capistrello di Mister Iodice, oggi squalificato. Sfida di altissima classifica che inizia come meglio non potrebbe per i padroni di casa. Bellissimo cambio di gioco di Tini a cercare bomber Francesco Maio in un fazzoletto dal vertice dell'area di rigore. Trova il Jolly nel 7, 1-0 Torrese, gol bellissimo ancora. Da una punizione di Maio ne nasce una mischia pericolosa, ma è tutta da gustare. L'azione sulla destra di Guerra all'ottavo minuto, il suo spunto è perfetto, nessun compagno però accorre per il tap-in vincente. Gioca Santillo
senza creare particolari occasioni. Il Capistrello punge in contropiede la Torrese, prima con Torbidone, poi uno slalom devastante di Gabriele Puglia permette a Maio di timbrare il cartellino per la seconda volta, raddoppio della Torrese al 24esimo. Ancora Maio se ne va con un gran numero, prova ad assistere, a ricambiare il favore a Puglia, di chiude bene in questa occasione la difesa ospite. Si chiude sul 2-0, un gran primo tempo giocato dalla squadra di Narcisi. Inizia la ripresa, palo per la Torrese, Torbidone sugli sviluppi di un calcio piazzato, si fa vedere Aquino al quarto d'ora, attento Bruno, poi il nuovo entrato di Francesco Antonio chiede il penalty per un contatto abbastanza leggero con Dorazio. Ancora Aquino ci prova su calcio piazzato, ma è la Torrese ad avere le occasioni migliori per portarsi sul 3-0, prima con Casimirri, poi sui piedi di Puglia arriva la palla giusta sciupata dal forte centrocampista offensivo giallorosso. A 7 dal termine, gran palla riconquistata da Tini, la scambia con Torbidone, Tini si avvicina all'area marsicana, fa partire un gran destro che si infila nel set per il 3-0, che mette fine a questa partita nonostante i tentativi ancora di Aquino, l'espulsione di Pollino, vicinissimo al quarto gol la Torrese con entrato Ricci, il gol arriva nei minuti recupero per il Capistrello e Antonelli a firmare il gol della bandiera. Finisce 3-1, settima vittoria consecutiva interna per la Torrese. Ora andiamoci a sentire mister Narcisi, direttore ospite Uccio Di Santo. Ma penso, senza troppi giri di parole, che sia stata la migliore partita che abbiamo fatto nell'anno, una prestazione completa nei 90 minuti sia in fase offensiva che in fase difensiva, quindi complimenti ragazzi, perché oggi penso che siano stati perfetti. Oggi ci siamo messi tutti in discussione, evidentemente questa è una squadra che quando è sotto pressione, ed evidentemente anche l'allenatore quando è sotto pressione, perché la squadra è lo specchio allenatore, si rende in maniera differente. Questo deve essere lo spirito e adesso dobbiamo essere bravi a non rilassarci, perché abbiamo dimostrato che dopo ogni vittoria facciamo fatica fuori casa a replicarci, quindi dobbiamo essere bravi a crearci le tensioni giuste e le pressioni giuste per cercare finalmente di dare un po' di continuità a questo campionato. Noi abbiamo giocato malissimo, abbiamo meritato la sconfitta e purtroppo siamo una squadra giovane, quando manca un over si sente, siamo una squadra che ci sta la sconfitta, bisogna anche accettare la sconfitta. Quello che abbiamo fatto fino adesso, non vediamo l'ora di fare altri 15-16 punti per la salvezza matematica. Questo è compito del mister, martedì di parlare alla squadra e di stare a contatto con questi ragazzi e tirarli su, perché domenica abbiamo un'altra partita, un derby con il Paterno che, ahimè, a noi quando ci manca un over, oggi anche in espulsione, si risente come. Una rete realizzata da Di Virgilio in campo da poco più di 5 minuti consente al Paterno di incamerare altri 3 punti che vanno ad alimentare una classifica che incomincia a farsi interessante. Ma il Pontevomano reclama per un calcio di rigore che, a detta loro, l'arbitro non avrebbe concesso, penalizzando in maniera evidente la formazione allenata da Capitanio. Ma andiamo per ordine, incominciamo dalla temperatura quasi polare che ha fatto compagnia ai pochi spettatori presenti, insieme ad un vento gelido che tagliava il campo in diagonale. Dopo un primo tentativo senza esito di Pallitti in sospetta posizione di fuorigioco, al sesto è Moro che ci prova in diagonale, ma la sfera si perde a lato. All'11esimo un cross di Iaboni dalla sinistra per poco non sorprende Di Martino. Il Pontevomano continua a stare sulle sue e raramente si affaccia dalle parti di Ranalletta, e così al 16esimo, su un lancio di Tabacco, Moro carica il destro e calcia in diagonale, costringendo Di Martino alla respinta a pugni uniti. Poi tocca agli ospiti rendersi pericolosi con Pallitti che si libera al limite e prova il destro, ma Ranalletta si deve limitare soltanto ad osservare la palla che si perde sul fondo. Paterno che cerca con insistenza la porta avversaria e al 24esimo su angolo di Cordischi è Iaboni che in aria sfiora soltanto di testa.
A seguire un cross di Tabacco dalla sinistra va a pescare Moro che inzucca con forza ma con scarsa precisione. E prima della fine del tempo è ancora Mauti a provarci dal limite ma il suo tiro viene deviato ancora in calcio d'angolo. E passiamo adesso alla ripresa. 8 minuti e Stornelli riceve da Cordischi e va al tiro ma la mira risulta ancora una volta poco precisa. Tra i padroni di casa il più volitivo si conferma Mauti che al decimo ha sul destro la palla buona ma alza troppo la mira e tutto sfuma. Tentativo di Sassarini, 4 minuti più tardi, il destro parte da molto lontano e Di Martino sventa in due tempi all'altezza del primo palo. Al 27esimo infine il Paterno passa in vantaggio. Di Virgilio, in campo da poco più di 5 minuti, riceve in area da Mauti, controlla e di sinistro fulmina in diagonale alle spalle di Di Martino. Il Ponte Vomano accusa il colpo e 2 minuti dopo Di Virgilio potrebbe raddoppiare, ma solo davanti al portiere non trova di meglio che tirargli addosso. A questo punto i Teramani si svegliano e producono una buona giocata con questo pallone che attraversa tutta l'area dei marsicani senza però creare danni. La risposta del Paterno è affidata a Mercogliano, anche lui in campo da pochi minuti. L'assist è per Moro che di controbalzo spedisce nuovamente fuori. E a 4 minuti dal termine l'azione che il Ponte Vomano contesta al direttore di gara che a loro dire avrebbe dovuto concedere il calcio di rigore. Accade che su una palla che viaggia per via aerea prima Mauti e poi Sassarini non riescono ad allontanare e sul tentativo del ligure un giocatore ospite viene colpito e termina a terra. Si accende una discussione che poi viene risolta dal direttore di gara con un tiro libero in favore del Paterno, che ovviamente ha il potere di mandare in bestia gli ospiti, il cui direttore sportivo a fine gara esterna tutto il suo disappunto nei confronti del direttore di gara. Inutili anche i 6 minuti di recupero. Alla fine il Paterno vince 1-0 ed incrementa una classifica che va facendosi sempre più interessante. Aurelio Massacci, direttore sportivo della formazione ospite, il Ponte Vomano. Avete reclamato per un calcio di rigore che secondo voi c'era, per quale motivo? Perché era fallo. Quando è fallo è calcio di rigore in area, agganciato in area. Poi penso che eravate in diretta, noi abbiamo gente a casa, l'hanno pure visto, ma non ci serviva. Non ci serviva nessun altro persona per vederlo. Secondo me c'è qualcosa che non va. Basta, perché uno, quest'arbitro è incompetente secondo me per la categoria. Abbiamo con lui un precedente l'anno scorso dove abbiamo perso il campionato a Pucetta e lui sa quello che ha fatto, tutti lo sanno in federazione. E quest'anno è venuto qui, merito al Paterno che oggi meritava di vincere, però noi ci dà il rigore al 90esimo, facciamo uno pari, possiamo fare uno pari, quindi è giusto così. Non vedo perché non debba dare un rigore del genere, dove ha messo pure il fischietto in bocca. Io non lo so perché, ma poi sembri sti arbitri così, io non lo so. Senta, una prestazione oggi un po' sottotono da parte del Ponte Vomano, che comunque domenica scorsa è riuscito a battere la Torrese. Ecco, come si spiega queste differenze? Abbiamo giocato contro una squadra forte, il Paterno, quindi abbiamo perso. Ma la Torrese è comunque una signora squadra. Ma poi ci sono tante, ogni domenica si gioca una partita diversa. Oggi non abbiamo giocato come al solito, però l'avevamo ripresa perché con un po' di fortuna loro hanno preso un paio di pali invece di fare gol e noi l'avevamo ripresa perché è ufficiale, l'avevamo ripresa e purtroppo l'arbitro non ha voluto che finisse 1-0. Così. Di Santi, il vostro elemento forse più rappresentativo, oggi un po' sottotono. Sì, infatti il mister. Che ha fatto? Era sostituito alla fine? Non stava attraversando una giornata positiva, il mister ha deciso di cambiarlo perché si va in campo in 11, si possono cambiare tutti a 11. Torino Torti, allora un gol che vale 3 punti, il Ponte Vomano reclama per il calcio di rigore, il tuo punto di vista? Ma al di là del calcio di rigore che ci può stare o non ci può stare, però attaccarsi a un episodio dove noi dovevamo finire la partita, abbiamo fatto 6 occasioni clamorose, abbiamo sbagliato 3 volte il 2-0 davanti alla porta, la mia squadra penso che alla fine abbia meritato, io capisco il loro rammarico, però mi sembra un po' troppo riduttivo attaccarsi a un episodio del genere. In altre partite pure a noi ci hanno dato dei rigori clamorosi, però non li abbiamo accettati, cioè, poi bisogna vedere quello che la squadra ha fatto sul campo. Noi, io credo che la mia squadra sia il primo tempo che il secondo tempo abbia fatto tanto, ha ricostruito tanto, per cui non vedo... Costruito tanto, però realizzazioni, il Paterno ce l'ha sempre questo problema, si può risolvere? E si può risolvere se fai gol, perché non è che tu non arrivi, cioè la squadra costruisce e ti mette nella situazione di far gol, poi o per precipitazione o bravura del portiere o si sbaglia una facile occasione, alla fine è ovvio che se non chiudi la partita dai modo sempre agli avversari di sperare che ci può stare l'episodio, no? A noi è già capitato questo, è capitato a Penna, è capitato col Nerede in casa e stava capitato anche qui, però poi a dire che per un rigore tu non hai perso la partita mi sembra un po' troppo riduttivo. Ripeto, la mia squadra ha fatto una grande partita,
ha giocato solo la mia squadra, perché loro, ripeto, il nostro portiere hanno fatto una parata, se non vado sbagliato, per cui... Senti, a dicembre saranno novità? Ci stiamo muovendo, vediamo un attimino se possiamo, diciamo, allungare il reparto offensivo, perché siamo un po' corti là, ma non perché gli altri ci sono, però bisogna metterci un giocatore in più, secondo me. Una tifosa speciale, Alessia De Gregorio, di solito te la prendi sempre con qualcuno, degli avversari ovviamente, o con l'arbitro. Oggi con chi te la sei presa? Oggi più con i nostri, perché secondo me dovevano fare molti più gol rispetto al risultato finale di 1-0, perché abbiamo praticamente dominato tutta la partita, quindi insomma penso che qualche gol in più ci poteva stare. Senti, un pizzicotto o uno schiaffo in faccia oggi dei tuoi, a chi lo daresti? In generale a tutti quanti. Dai, un paio. No, a tutti in generale, ma non nessuno in particolare, perché alla fine il calcio è un gioco di squadra, quindi ovviamente se sbagliano, sbagliano tutti insieme. Ancora due servizi, il primo di calcio, il secondo di calcetto. Allora parliamo del campionato di promozione con la sconfitta interna dell'Angizia Luco De Marzi contro il Pianolente per 2-0 e poi anche qui una sconfitta, quella dello Sport Center Celano, parliamo di calcetto Serie C1 contro il Free Time L'Aquila per 5-2. Vediamo questi due servizi. Partita di vertice al comunale di Luco De Marzi, dove i padroni di casa provano a sfruttare l'abbrivio dopo il vittorioso blitz esterno sul difficile campo di Sant'Egidio. Impresa non facile, anche alla luce di un periodo poco fortunato tra le mura amiche per i lucchesi, che all'ultimo secondo devono rinunciare a Margagliotti, prezioso valore aggiunto per gli angiziani e circostanza che costringe mister Giordani, squalificato, a rivoluzionare un po' tutto lo scacchiere tattico dei suoi, con i risultati che vedrete nei riflessi filmati. La lista della spesa è assai breve e comprende poco o nulla, con due undici che si fronteggiano su buoni ritmi ma a pane e tattica, e così ne esce fuori un racconto piuttosto scialbo e anche assai amaro per i colori angiziani, che però oggi non sono gli abbastanza consueti bianco e azzurro indossati invece dagli ospiti. I locali rispondono in giallo e si propongono la prima volta a metà tempo, quando Renato Venditti prova a sparigliare da tiro franco senza successo peraltro, visto che il cuoio termina la sua corsa al lato della porta difesa da Di Domenico. Passano 10 minuti e il capitano ci riprova sempre su tiro di punizione con riscontri simili, ma questa volta l'estremo ospite è costretto a metterci i pugni. Dei locali poche tracce quindi, ma degli ospiti nemmeno l'ombra, solo che al 15° della ripresa Paris e Biancone fanno davvero una brutta pensata, lasciando il jolly in mano a De Angelis, che quasi neanche si accorge della rete che va a segnare, si fa per dire. E il Gollonzo purtroppo indirizza un match che si chiude al 33°, quando un contropiede probabilmente viziato anche da un controllo di mano dà in là ancora a De Angelis alla botta sul 7, poi Adorante con mestiere completa l'opera e regala il 2-0 ad una squadra che piano sì e lente ok, ma intanto l'MLM si porta ai 3 punti a casa. In chiusura però gli angiziani provano a scuotersi con il solito Daniele Di Girolamo, che al 36° sibila la traversa. Infine, in pieno recupero, il solito De Angelis in contropiede prova a fare tris, ma la sua traiettoria decolla sulla trasversale. Poco male per i teremani, che ripartono da Luco con il sorpasso già ultimato, senza bisogno di salire sul pullman. Dopo partita con mister Gianluca Giordani, estremamente amareggiato ovviamente. Sì, sono amareggiato perché comunque è stata una partita... una brutta partita, direi. Anche noi non abbiamo giocato bene, però la squadra avversaria non aveva fatto nulla per vincere la partita. Era venuta qua a prendersi il pareggio, si erano messi tutti dietro. Purtroppo hanno fatto gol su un nostro clamoroso errore e poi dopo il secondo gol su un clamoroso errore dell'arbitro, perché è evidente dalle immagini com'è che si è portata la palla avanti con la mano. Purtroppo hanno vinto loro, vince chi mette la palla dentro. Il rammarico è che oggi siamo stati meno brillanti del solito. Provando a essere un po' più analitici, si conferma una tendenza che vi vede vincere raramente in casa, che questo in passato non succedeva. Ecco.
Ma non è questo, io non so d'accordo, nel senso che vincete fuori e non vincete dentro. Sì, questo è un po' dovuto anche alla struttura della squadra, no? Come dicevamo già in altre occasioni, mancando di una rete proprio d'area di rigore facciamo un po' più fatica, quasi vengono a chiudere, troviamo meno spazi, questo è vero. Però è anche vero che qui va dimenticato che sono 7 giornate che noi giochiamo con le prime 7 in classifica. È un calendario che ce le ha messe tutte e 7, quindi gli altri pareggi sono stati con Fontanelle e Castelnuovo, insomma Castelnuovo prima in classifica e Fontanelle che sono ostiche. Pure questa di oggi è una signora squadra, anche se di tutte quelle che ho visto, diciamo adesso, fino adesso me l'ho viste tutte, diciamo quelle di vertice è quella che mi ha impressionato di meno. Ah, certo, però ha vinto, questo è doppiamente merito loro, insomma, ecco, perché comunque dicevo, hanno una fase difensiva non indifferente. Non tanta, fino ad oggi delle squadre sopra era quella che aveva subito più gol di tutti. E purtroppo oggi siamo mancati noi, abbiamo fatto tutto noi, ci siamo fatti i gol e non abbiamo fatto i gol nella parte opposta. Quindi io direi che oggi la vedo più come una mancanza di prestazione da parte della mia squadra. Sei stato condizionato alle scelte anche da qualche problema fisico qua e là nella rosa, ma rifaresti le scelte che hai fatto? Ma no, guarda, la formazione è stata cambiata all'ultimo momento perché Margaiotti ha avuto un risentimento, una contrattura, non abbiamo voluto rischiare visto anche il freddo, quindi non l'ho fatto iniziare. Poi partita in corso, avevamo deciso che se serviva insomma sarebbe entrato. Sono state scelte dovute e quindi diciamo che è andata così. Proviamo a spingerci oltre per vincere il campionato, manca qualcosa, abbiamo più volte parlato di una punta, giusto, insomma concordo pienamente, ma forse anche in mezzo al campo un giocatore manca, un costruttore di gioco. No, vabbè, non è, ce l'abbiamo Cinquegrana, ci abbiamo Morelli che Cinquegrana è reduce pure lui da un infortunio, ancora non sta al 100%, per questo anche la scelta iniziale di tenerlo fuori è stata dovuta a questo. No, al centrocampo penso si sta bene, il problema è vincere il campionato, ci manca, non è neanche una questione di punta o di che, perché fino a domenica eravamo dei fenomeni perché siamo andati a vincere a Sant'Egide, abbiamo vinto a Montori, eccetera eccetera, e ci manca un po' di secondo me, ecco, in casa dobbiamo ritornare a avere quella cattiveria e quella fame, non ci dobbiamo mai sentire arrivati perché magari facciamo risultati fuori casa, e in casa invece dobbiamo essere ancora più cattivi, più aggressivi, più concentrati di quando andiamo fuori casa, questo ci manca. Big match al Palazzetto con opposte due delle maggiori realtà del campionato di C1. I castellani, terzi in graduatoria, provano a frenare il capoluogo. Capolista anche grazie alle sapienti dritte di Walter Di Domenico, allenatore ospite ed ex di turno. Il match è tattico e bloccato e le poche sortite sono di marca aquilana, come per esempio questa del 13esimo quando Compagnoni testa i riflessi di Longo, attento ed efficace. Ma per assistere ad una nuova azione degna di nota dobbiamo attendere addirittura il 27esimo, quando un fraseggio fra Cavalli e Caggiano porta al tiro quest'ultimo, impreciso di pochissimo. Sembra il preludio alla rete ospite e invece, sul ribaltamento di fronte, Marianetti tira fuori dal cilindro una bordata potente e precisa che non lascia scampo all'estremo ospite. Celano avanti di uno, ma proprio sul fischio di fine tempo arriva la mazzata per i castellani ed ha le sembianze di Bravoco che pizzica la faccia interna del palo celanese per l'uno pari che ci accompagna negli spogliatoi. In apertura di ripresa, doccia anticipata per Longo e chiavi della porta locale che passano nelle mani di Montagliani. Celano in difficoltà? Tutt'altro, si scuotono i castellani e Panacci nel breve volgere di pochi secondi, prima va a centimetri dalla traversa, poi scuote il palazzetto che esplode di fronte a questo splendido diagonale in corsa e in scivolata che non lascia scampo al quintetto free time. Sport Center di nuovo avanti quindi e partita che si accende con l'Aquila che prende a giocare con il portiere di movimento.
un rischio calcolato che frutta alla lunga, perché il free time prima trova il rigore al 17esimo quando Cavalli viene azzoppato in area e Bravoco dai 6 metri è freddo nel trasformare per il momentaneo 2-2 e poi pochi secondi più tardi, una mezza dormita castellana risulta letale anche per l'opportunismo di Gianandrea che colpisce sotto porta regalando il sorpasso ai suoi. E poi, blindando la vittoria aquilana, meno di 5 minuti più tardi quando si esibisce dalla distanza con egual risultato di cui sopra. Rete e conseguente poker che sancisce il crollo nervoso per i padroni di casa che ora usano il portiere di movimento esponendosi a 1000 rischi e il millesimo dei quali è letale. Tiro libero Gianandrea al 30esimo che buca Montagliani centralmente per il 5-2 definitivo. Dopo partita con il presidente del Free Time L'Aquila, Marco Fasciani, e alla mia sinistra, insomma, lo riconoscerete, un'istituzione nella Marsica e non solo, Walter Di Domenico, allenatore del Free Time. Walter, se sei d'accordo cominciamo dal presidente, è lui che ci mette i soldi e quindi è giusto, c'è soddisfazione, c'è la consapevolezza che il mister sta facendo un grande lavoro. Assolutamente sì, siamo non contenti ma di più di aver scelto e affidato la nostra squadra a un mister di questo livello e credo che il campo ci stia dando ragione, il lavoro è la strada fa è ancora tanta e lunga, però siamo in buone mani. Ringrazio, volevo fare un ringraziamento speciale ai ragazzi del Celano che hanno portato un pubblico immenso, infinito, bellissimo, sportivissimi, grazie, sicuramente è una giornata che fa bene al nostro gioco. Ho contato circa 250 spettatori e non sono pochi, roba da Costa Adriatica. Ma guarda, conosco bene l'ambiente di Celano, quindi credo che qui insieme a Trasacco, che c'erano anche loro a vedere la partita, ho lasciato il cuore, quindi credo che la cornice del pubblico merita lo spettacolo che hanno visto oggi, perché insomma due belle squadre alla fine certo. Hanno dimostrato di stare bene tutte e due. Walter, un assaggio di tattica da parte tua? Ma no, avevo parlato con i ragazzi, ho detto che era una squadra veloce, li conoscevo bene, quindi mi andava bene che giocavano al primo tempo loro, perché tanto non la profondità la cercavano poco, però hanno fatto molta azione laterale, quindi mi stava bene. Il secondo tempo abbiamo cambiato 3 cose in partita in corso e quindi mi ha fatto piacere che la squadra è stata brava, ha avuto i tempi giusti, quando è stato il momento hanno cacciato quello che io dico il ritmo diverso. Dicevamo il fuori onda, parlavamo appunto del portiere di movimento, è stato utilizzato ad arte, studiato anche quello? Studiato, perché volevo abbassare un po' i ritmi per recuperare un po', siccome loro erano una squadra, conosco loro, sono una squadra veloce, volevo abbassare un po' i ritmi, sapevo che la gestione del pallone non buttavamo nulla, non mi interessava fare gol col portiere in movimento, mi interessava soltanto di fare un po' di possesso palla e di prenderli poi in sorpresa quando ho levato il portiere in movimento. C'è una rivale ad oggi per il Free Time? Siamo noi dobbiamo pensare a noi, a me degli altri li rispetto tutti quanti, ma io e il presidente lavoriamo durante la settimana per portare la squadra migliore sabato su ogni campo, poi a volte ci riusciamo, a volte no, adesso pare che ci sta sempre a riuscire, andiamo avanti così. Certo. Presidente, il vostro progetto, dove volete arrivare, anche in prospettiva quali sono le vostre intenzioni? Ma sicuramente il nostro è un progetto ambizioso, altrimenti non avremmo scelto un mister di questo livello. Vediamo, la passione è tanta, la voglia è tanta, l'impegno c'è, speriamo anche in una piccola mano da parte delle amministrazioni comunali della città dell'Aquila dove c'è bisogno di sport. Vediamo. Dove giocate abitualmente? Giochiamo in un impianto di proprietà che è il mio e per il momento va bene così, ci stanno dando energie, ci sono tante cose in programma per i prossimi anni, non ultimo, forse la cosa più importante, già stiamo allacciando rapporti con altre società per creare proprio una nostra scuola di calcio a 5 prendendo i bambini dalla tenera età. All'Aquila, un po' come storicamente ad Avezzano, c'è un problema, ci sono parecchie società e si muovono, soprattutto negli ultimi anni sono moltiplicati. Ma sì, ma ben venga, se c'è concorrenza e la concorrenza è leale e soprattutto c'è comunicazione, interazione tra le diverse società, sicuramente può fare bene a questo sport. Walter, mi hai stupito doppiamente perché in rosa non si vede traccia di marsicanità. No, ma io... Non ti sei portato nessuno adesso.
Ma io guarda, ho sempre avuto un bellissimo rapporto con i giocatori. È chiaro che quando mi hanno presentato questo progetto ho visto un attimino quello che avevamo. Ho voluto insieme al presidente prendere un giocatore che oggi ha fatto un lavoro sporco, ma vi posso garantire su 4 gol e 2 merito suo per il movimento che ha fatto, quindi sono contento così. È chiaro che avrei voluto, se vado a vedere quanti giocatori in passato ho avuto, no, una lista lunghissima, certo. Ma sono contento di quelli che ho, che stanno dimostrando tutta la mia stima, e andiamo avanti così. Come mai hai sposato questo progetto? Tutti i progetti, dove ci sono progetti importanti mi piacciono le scommesse, e purtroppo... Sì, ma si parla di Serie B... No, io non parlo di Serie B, io parlo soltanto che non ci possiamo nascondere, siamo una bella squadra, siamo allenati bene e andiamo avanti. Poi il progetto era centrale tra la seconda e la quinta, era quello, e noi stiamo a fare molto di più, man mano... Ci stiamo sempre più divertendo e cresce quello che è il movimento intorno a noi, e quindi siamo contenti così, è l'entusiasmo, sì. Mister Renzi, ci avete provato e per 45 minuti avete retto bene. Sì, però oggi sono stati più squadra, la vittoria è stata meritata da parte loro perché sono stati più squadra. Siamo stati un po' troppo forse molli e non abbiamo ragionato quando si trattava di ragionare. Abbiamo perso un po' la testa, purtroppo. Mister, alla luce dei fatti, Freetime L'Aquila a vincere il campionato? Ad oggi sì, è lunga, il campionato è lungo. Se continuano così è veramente una bella squadra, giocano bene, hanno personalità, hanno esperienza e carattere, quindi sono le componenti che ti fanno vincere. Cosa ha il Freetime che lo Sports Center non ha? Ha un po' più di esperienza e ha più carattere, è gente che gioca da tanti anni in questo sport, ha fatto anche la B. Sono più quadrati, non perdono la testa, questo si deve dire. Campionato che sembrava equilibrato, in realtà le ultime giornate si sta allungando di nuovo, fra la prima e l'ultima ci sono due categorie. Non sono risultati di oggi. Beh, al di là insomma dei risultati odierni, comunque la tendenza è quella, già il San Buceto dista parecchio dal primo posto. Sì, noi sabato andiamo a San Buceto, speriamo bene, speriamo di recuperare qualcuno e ci andiamo a giocare, ma il campionato finisce a marzo, se loro mantengono tutti gli effettivi così... Se la giocano con tutti, noi d'altronde purtroppo qualcuno mancava e speriamo di recuperarli, ripeto. Allora, dimmi questo, dove si batte il Freetime L'Aquila e dove si potrebbe battere il San Buceto? Con quali armi? Sono due squadre quasi uguali, gente d'esperienza che gioca da tanti anni, ci vuole la calma per giocare contro questa gente e troppa pressione secondo me è stata sbagliata in questa partita e con San Buceto non si deve ripetere. Il fattore ambientale è un vantaggio in determinate situazioni o può diventare anche uno svantaggio? Ma forse oggi sì, ne abbiamo sentito troppo, se eravamo troppo carichi, dico questo, ma alla fine, ripeto, loro ce la sono meritata. Speriamo che insomma, giocando fuori casa, questa tensione è di meno e andrà bene, speriamo. Dicevo a Walter Di Domenico, avete giocato di fronte a quasi 250 persone. Ma questa squadra è seguita, viene da anni, da buonissimi anni, viene da bei campionati, però... Questi campionati ci dobbiamo dimenticare, questo è un altro anno, è un'altra cosa. Per chiudere, cosa ti è piaciuto oggi della tua squadra? Ma all'inizio l'approccio è stato buono, poi l'unica cosa è che oggi abbiamo giocato quasi tutti, chi più e chi meno, però abbiamo giocato tutti. E anche così sto cercando di vedere chi fa per le nostre caratteristiche. Quale giocatore ruberesti a Freetime? Un nome solamente? No, ma è una buona squadra, è veramente una buona squadra. Un buon collettivo, ecco, sì. L'unione fa la forza. È veramente una buona squadra, sta alla stessa stregua di San Buceto, ripeto, veramente una buona squadra. Ancora un blocco con due servizi, adesso parliamo di nuoto, o meglio della piscina della Pinguino, che ha assegnato anche quest'anno, come avviene ormai da una decina d'anni, il Pinguino d'oro a tre personaggi che fra poco vedrete. Poi parleremo di rugby con la bella vittoria, bella affermazione dell'Avezzano sulla Partenope. Ha vinto la formazione marsicana per 31-24. I gialloneri hanno realizzato 5 mete con Michele Costantini, Mario Lisciani, Antonio Pelino, Alessandro Cacchione e Roberto Lanciotti. 3 di queste sono state trasformate. Quindi vediamo insieme Pinguino d'oro e rugby.
impegnati da sempre nello sport, ma impegnati anche nel sociale, e questa volta nel giorno di San Martino la Pinguino regala ancora una volta il Pinguino d'Oro, una tradizione che risale già a diversi anni fa. Ma com'è nata questa idea? Guarda, l'idea nasce da valutare, diciamo, situazioni a livello personale, no? Quando noi abbiamo fatto questo impianto, io pensavo che ci fosse una partecipazione e una considerazione da parte del territorio di, come posso dire, di benevolenza, no? Dice, gruppo di ragazzi fa un investimento di 2 milioni di euro, quindi è giusto dare una mano e considerarli. Questo c'è stato successivamente, però diciamo la burocrazia, le istituzioni spesso si sono messe magari di traverso. Questo che significa? Significa che è un territorio ospitale il nostro, però spesso severo con i propri figli. E allora ho detto, la nostra esperienza deve essere un'esperienza che serva per far sì che persone che si impegnano a livello imprenditoriale, sociale, politico, di ogni tipo, venga riconosciuto questo impegno e che porta una ricchezza al territorio. Quindi è nata 10 anni fa, sono stati parecchie persone, quindi noi cerchiamo di dare un contributo, di mettere in luce quelle che sono le persone che nel nostro territorio portano benessere. E stasera premiate chi? Stasera premiamo 4 persone, in maniera particolare premiamo Luca Di Nicola, gli diamo il premio del giornalismo, premiamo Massimo Coccia per musica e teatro, cultura, premiamo Armando Floris per l'Università Telematica Pegaso e poi premiamo il nostro coach Mario Paris, che è risultato con la squadra esordiente A primo in Abruzzo. Quindi questo è anche un motivo di orgoglio per noi. L'anno scorso abbiamo premiato Bianchi, campione italiano, abbiamo premiato il CEO Galbiati e abbiamo premiato Terra e Sole, un'impresa agricola quindi importante, e poi abbiamo premiato anche Plinio Livotto. Io lo voglio ricordare che la motivazione è stata la seguente, perché più di 30 anni che ha raccontato lo sport della Marsica. Personaggi importanti non mancano neanche in questa circostanza, il senatore Quagliariello insieme al sindaco. L'importanza di questa manifestazione, al di là del premio, del valore intrinseco del premio, penso che sia importante per il territorio. Sì, perché è un riconoscimento a delle persone che fanno cose buone, interessanti e sono delle eccellenze di Avezzano e della Marsica intera. Qui siamo in un centro sportivo importante dove quotidianamente durante tutto l'anno si profondono gli ideali e valori importanti, e quindi tutto il contesto rende questa manifestazione nobile e da insomma, presenziare con la giusta attenzione. Senatore, si dice che non sempre si è profeti in patria, questa volta però la Pinguino in questa circostanza dà merito, riconosce quello che fanno i propri figli, penso che sia giusto. Ma soprattutto la Pinguino è una realtà di eccellenza che in qualche modo è nata sulla iniziativa personale di alcuni cittadini di Avezzano, quindi ha tutti i titoli per premiare delle eccellenze, è legittimata a far questo, e io credo che questo dà un significato ancora più forte a questi premi e alla evidenziazione di alcune persone che contribuiscono in un momento così difficile a tenere alto il prestigio di Avezzano e della Marsica. Ed eccole qui le 3 eccellenze che vengono premiate questa sera: Università Telematica, giornalismo e quant'altro, e musica. Allora,
che quale valore date voi che ricevete il premio a questa manifestazione e a questo premio? Floris. Ma speriamo di dare un segnale, no? Nel caso nostro un segnale di innovazione nell'ambito della formazione e della comunicazione, cioè la possibilità che arrivi una realtà nuova e in meno di 2 anni possa arrivare a 500 iscritti, quindi ha la possibilità di fare gli esami qui ad Avezzano e di portare il nome di Avezzano a livello nazionale sulla nostra piattaforma, penso sia un segnale interessante. Passiamo alla musica, a te ti lascio per ultimo. Allora, di riconoscimenti ne hai avuti tanti, Massimo Goccia. Questo che posto occupa? È importante a mio avviso, perché quando Nazareno Di Matteo e la Pinguino ci hanno comunicato appunto questo riconoscimento, questa bella notizia, da parte mia è stato accolto con entusiasmo, perché viene in particolar modo da una realtà come la Pinguino, che ha rappresentato in questi anni e rappresenta a mio avviso in città un'esperienza importante di crescita culturale, sociale, sportiva, e che ben si coniuga, diciamo, anche con quello che facciamo noi di promozione culturale, musicale, appunto del teatro, e considerando poi che dal giorno in cui iniziamo ad organizzare spettacoli, ricordo che Nazareno Di Matteo comunque aveva un ruolo anche all'interno dell'assise civica, e erano gli anni in cui iniziarono a nascere associazioni e a, diciamo, a esprimersi, a nascere degli spettacoli importanti, quindi c'è una storia lunga, e questo mi ha fatto piacere chiaramente che sia stata un po' riconosciuta. Luca, ti ho chiesto tante cose tante volte, questa volta la domanda è molto semplice: che importanza dai a questo premio? Tu personalmente, perché di cose importanti tu ne hai fatte tante, no? Questo è un piccolo riconoscimento, però spesso nessuno è profeta in patria. Voi invece siete diventati profeti in patria, perché c'è qualcuno che riconosce i vostri meriti. Allora, un premio è sempre un'emozione, una grandissima soddisfazione, e non è vanagloria assolutamente. Mi unisco a quanto hanno ben detto sia Armando che Massimo. La cosa bella è la matrice stavolta, la fonte, da dove origina questo premio. Nazareno ha avuto un ruolo importante negli anni 2000, no? E anche un pochino prima, con il sindaco che lui spesso ancora evoca e al quale tutti pensiamo con grande affetto, ovviamente Mario Spallone, senza nulla togliere agli altri straordinari sindaci, ci mancherebbe. Però è vero, insomma, lui era in amministrazione e ha visto nascere delle manifestazioni importanti. Le voglio citare: il festival e il concerto di Natale, il festival un po' prima, il concerto seguì a ruota qualche anno dopo. Oggi lui ci dà questo riconoscimento, così come lo dà ad Armando per la sua importante attività quotidiana, e beh, insomma, per noi è un valore doppio, perché qualcuno che un tempo era anche a Palazzo di Città, insomma, aveva le leve del comando, quindi ci pungolava, ci criticava, ci sosteneva. A distanza di tempo ci dice: ragazzi, bravi, avete fatto una bella cosa, quindi voglio riconoscervelo pubblicamente. Beh, poi insomma è una giornata emblematica, San Martino, la polenta, il vino novello, insomma tutto il contorno, è veramente tutto molto bello, ed è una festa che condivido con persone straordinarie, con amici che come me sono stati un po' antesignani, se vogliamo, insomma, quindi viva noi stasera, dai! Speranza per Pallotta, Pallotta per Lanciotti, Lanciotti rompe un placcaggio e va in meta il capitano Lanciotti in mezzo ai pali, firma la quinta meta dell'Avezzano e chiude così il discorso. Eccoci qui a fine partita, vittoria arrivata quindi per l'Avezzano Rugby, vittoria importante, anche arrivata con 5 punti, prestazione però un po' sottotono dei nostri ragazzi. Vediamo cosa ne pensa il presidentissimo dell'Avezzano Rugby, Angelo Trombetta. Cosa ne pensi, presidente? Ma questo è un classico da quando è il rugby Avezzano. Partenope Avezzano, gli scontri sono stati tanti, e quindi i partenopei sono sempre gente preparata, gente che gioca a rugby, ha una tradizione. L'Avezzano ha giocato bene a tratti,
poteva vincere con qualche risultato maggiore, però ha avuto dei momenti di rilassamento che quindi hanno permesso alla squadra avversaria di recuperare terreno e anche fare 4 metri guadagnando 2 punti di bonus per 4 metri per aver perso con meno di 7 punti. Comunque l'Avezzano mi dite che ha dei giocatori fuori, degli infortunati, quindi manca ancora di qualche giocatore. Però sta riprendendo bene il suo cammino e ci auguriamo che possa ottenere i risultati che tutti ci auguriamo. Perfetto, grazie per il commento, Presidente. Grazie a voi. Eccoci di nuovo, ci troviamo adesso con l'attuale Presidente Alessandro Seritti e il nostro Antonio Cofini, vecchia guardia di questa squadra, il perno ancora portante della mischia. Presidente, cosa ne pensi della prestazione dei ragazzi che hanno portato sì a casa il risultato, però una prestazione non molto splendida? 5 punti d'oro. Ormai siamo nella parte medio-alta della classifica e questo era l'obiettivo della giornata. Sulla partita potevamo fare sicuramente meglio. Siamo stati un po' discontinui, un po' troppo fallosi, troppe punizioni contro. Però quando abbiamo avuto la palla in mano si è visto un bel gioco che sta sempre più migliorando, come ho detto altre volte, settimana dopo settimana. Quindi siamo fiduciosi, adesso abbiamo una settimana di riposo e lavoreremo molto sulla parte atletica e poi andremo il 2 di dicembre a Messina in una partita secondo me spartiacque per questo campionato, perché una vittoria a Messina sicuramente darebbe ancora più fiducia a questo gruppo di ragazzi che si sta applicando sistematicamente e con grande abnegazione ogni settimana. Perfetto il commento tecnico del nostro presidente. Vediamo adesso invece cosa ne pensa il seconda linea Antonio Cofini, qui presente con il figlio Domenico. Buonasera. No, come diceva il Presidente, una partita sicuramente vinta, quindi prendiamo i punti e ce li mettiamo a casa. Non con un gioco proprio bello, ma neanche proprio da buttare via, insomma, direi io. Certo, io personalmente mi aspettavo di meglio, sia dal pacchetto di mischia che dalla mia prestazione. Però ragazzi, la domenica c'è anche l'avversario e certe volte non riesci a fare quello che hai preparato, perché non erano malaccio loro, soprattutto nell'organizzazione in mischia. Noi forse siamo incapuniti un po' lì, abbiamo cercato delle soluzioni un pochino troppo mischiaiole che preferendo il gioco alla mano, e hanno fatto sì che ci hanno sporcato un pochino la prestazione. Però insomma, 5 punti, vittoria, tanta roba. Grazie Antonio. Vuoi dire qualcosa Domenico? Vuoi salutare il pubblico? Ciao. Grazie anche a te Domenico. Grazie a tutti voi telespettatori, ci vediamo quindi la prossima giornata a Messina il 2 dicembre. Buona serata. Altri due servizi per chiudere in bellezza questo numero di Domenica Sport. Ci occupiamo di pugilato e di atletica. Per quanto riguarda il pugilato, vi proporremo una intervista con Andrea Michetti, un pugile appena 18enne, bravissima scuola. Pensate, questo ragazzo ha una media eccezionale, 9,09, e è anche bravo nel pugilato. Fra poco andrà a disputare a Cascia, in provincia di Perugia, i campionati italiani della sua categoria. Poi parleremo di atletica, di cross, è il cross country che si è svolto questa mattina a Tagliacozzo. Faceva un freddo cane, ma c'erano anche tantissimi bambini e sembrava veramente la loro festa. Vediamo questi due servizi. La prossima settimana, esattamente nei giorni dal 23 al 25, ci saranno i campionati italiani assoluti di pugilato e a rappresentare degnamente sicuramente la Marsica è Andrea Michetti. Abbiamo qui, siamo venuti in palestra durante una seduta di allenamento, con lui c'è il maestro Roberto Rosini. Allora, non è la prima volta che tu partecipi ai campionati italiani, no?
No, questa è la quinta volta e infatti sono da 5 anni campione regionale e ho anche conquistato il titolo interregionale, quindi mi sono qualificato per gli italiani e quest'anno riproviamo l'assalto al titolo. Insomma, è ora che riporti questa cintura, questa vittoria. Una vittoria per te significherebbe molto, hai appena compiuto 18 anni. Allora, tu hai iniziato che eri un ragazzino, giocavi al calcio. Velocemente, rifammi un po' la tua storia sportiva. Sì, allora, io fin da piccolino ho giocato a calcio. Poi un'estate, siccome il campionato era fermo, sono entrato in palestra e comunque devo dire che ho trovato un ambiente molto pulito, con delle persone qualificate e che mi hanno fatto appassionare molto a questo sport. E tant'è che ora sono ancora qui. Insomma, dal calcio al ring c'è una bella differenza. Lì magari i colpi li dai nel calcio, no? Tiri al pallone, ti sfoghi, e qui insomma è un bel po' diverso. Non hai mai trovato difficoltà sul ring? Difficoltà relativamente, anche perché comunque ho sempre affrontato degli avversari molto validi, però l'unica differenza che ho avvertito è che mentre nel calcio si può contare anche sull'aiuto della squadra, quando sei sul ring puoi contare solo su te stessa. Eh beh sì, mica è poco. Roberto Rosini, allora come si sta preparando questo ragazzo? Insomma, l'appuntamento è importante, quest'anno ancora di più, anche se è la quinta volta che lui va. Ah, la preparazione prosegue, penso, abbastanza bene, arriverà sicuramente a disputare questi campionati nel migliore dei modi. Sicuramente darà il massimo perché sta veramente bene il ragazzo, sta facendo un percorso positivo, quindi comunque vada, ha raggiunto sempre un buon livello. E problemi di peso? Assolutamente no, pizzico di volontà, Andrea lo sa, sia Andrea che tanti ragazzi, ci vuole solo un po' di volontà e un po' di sacrificio. Ma la sua qualità migliore qual è? Sotto l'aspetto pugilistico è un incontrista molto rapido. E penso che apprende molto quello che uno gli insegna, perché riesce a mettere in pratica quello che gli chiedi, diciamo. Quindi è un ragazzo che quando si confronta, se gli chiede dei movimenti, dei spostamenti, te li fa. Quindi è un ragazzo che si applica e fa quello che gli dici. Senti, dall'angolo i secondi ti suggeriscono sempre qualcosa, no, durante le riprese, ma in mezzo al ring tu riesci a sentirli e a seguire? Quando sono sul ring è sempre una cosa abbastanza che ti prende, quindi a volte è un po' difficile, però nel minuto di recupero tra una ripresa e l'altra comunque Maestro Rosi dà sempre consigli molto validi che comunque aiutano sempre durante il match. 18 anni, a scuola mi risulta che tu sia uno dei migliori. E che scuola frequenti? Il liceo scientifico Vitruvio Poglione. Ultimo anno? Sì, il quinto. Insomma, come fai a essere bravo nel pugilato e bravissimo sui libri? Secondo me è tutta una questione di volontà, perché bisogna gestirsi bene la giornata, sia scolastica che comunque fuori dalla scuola, diciamo anche alternando gli impegni e dando priorità alle giuste cose. Il tuo colpo migliore qual è? Il gancio sinistro, perché con il fatto che sono mancino, però boxo con la guardia normale, come si suol dire, allora mi trovo bene con il gancio sinistro. Allora, 4 anni, 5 diciamo di carriera, quante vittorie, quanti pareggi, quante sconfitte? Ora siamo a quota 41 match con 22 vittorie, 3 pareggi e 15 sconfitte. Perché sul ring si perde? 15 sconfitte, come sono maturate? Che cosa ti sei rimproverato poi? Allora, ci sono dei match che indubbiamente bisogna riconoscere la superiorità dell'avversario. Altri match, soprattutto quando si va fuori casa, ci può stare un verdetto abbastanza discutibile, che però comunque l'importante è che l'esperienza sia la cosa principale quando si va a combattere anche fuori casa. Senti, tu hai iniziato nel calcio, io lo so, sei tifoso come me purtroppo di una squadra? Il Genoa. Ma come fa uno a diventare tifoso del Genoa? Io lo so, tu? È una passione che ti deve prendere da piccolino, perché se no si soffre, da grande si soffre. Più che una passione è una malattia, insomma, tutto sommato è una bella malattia, perché fare tifo per la Juventus è facile, no? Però fare tifo per il Genoa, insomma, ci vuole carattere anche in quel caso. Allora, una promessa a chi ci sta ascoltando.
Sì, che la prossima settimana che dovrò affrontare i campionati italiani darò tutto me stesso, la preparazione è andata bene, mi sento bene e darò tutto me stesso. Poi speriamo bene. Bocca al lupo. Crevi. Siamo a Tagliacozzo con Donzelli, il presidente della Magic Runners. Magic Runner, con Danilo Bongiovanni che rappresenta l'USA Sporting Club Avezzano, tanto per cambiare. Beh, rappresento, insomma, lui ha voluto usare questo termine, ma diciamo che è l'anima lui di questa società. Allora parliamo un attimo di questa competizione. Qui intanto si stanno divertendo i più piccini, i bambini. Poi? Si divertiranno tutti facendo questo cross country, che è un'idea venuta, è nata così con Francesco e con gli ospiti di Dattino e di Sora. È un'idea nata per far sì che i bambini, anche i bambini e i ragazzi, non stiano proprio fermi in questo periodo dell'atletica. L'atletica non si ferma mai, però pur non facendo gare indoor, non avendo le strutture da noi, noi facciamo questo che è molto allenante per loro, è divertente. Divertente sì, ma non c'è rischio, non tanto per i bambini, Donzelli, ma per quelli che fanno sport a livello agonistico, quindi gli adulti, i ragazzi, i diciottenni, che possano incorrere in qualche infortunio? Assolutamente no. L'atletica, volevo dire, che non si ferma mai. Si fa atletica tutto l'anno. Nel periodo invernale basta soltanto il freddo inverno e la natura per dare vita a cross country. Cross country nasce in Inghilterra e proprio sono queste due gli elementi essenziali per mandarlo avanti. D'estate invece l'atletica si sposterà sulla pista, come dice lei, per altre discipline ancora più tecniche, ma di sicuro questa è la più divertente per tutti. Magic Runner, società di Tagliacozzo, nata quando? Nasce ormai 6 anni fa. Oltre ad avere un gruppo di amatori, ha una scuola di atletica riconosciuta dalla FIDAL che si chiama Frecce Arancioni, e proprio per far condividere questa esperienza e un rapporto, un confronto, un sano confronto sportivo con gli altri bambini, stiamo creando insieme con l'USA un circuito proprio di cross country che si chiama appunto Due Comuni per quest'anno. Speriamo il prossimo anno anche altri comuni si possano unire e li chiameremo 3, magari 4 comuni. In quale struttura vi allenate voi, fate attività? Noi ci alleniamo proprio qui, questa è la Dinamica, che è un palazzetto all'aperto per i più piccoli, e qui a 100 metri c'è il circuito di atletica di Tagliacozzo. Di voi invece sappiamo già tante cose. Allora, che stagione è stata per l'USA? La stagione per l'USA è stata entusiasmante, perché i titoli che i nostri giovani sono riusciti a portare a casa, e vedi Libetti, vedi la Bongiovanni e vedi Marziale, e hanno ripagato loro per i sacrifici fatti durante l'estate. Il mese di agosto non hanno saltato un giorno in allenamento, e questo cross country riguarda anche i velocisti, anche i lanciatori abbiamo qui, perché comunque è un allenamento invernale apposito per appunto la potenza aerobica, che per loro è importantissima. Ricordo che la seconda prova fondamentale, dove si assegnano, diciamo, tra virgolette, questi titoli, anche se parliamo di promozione, la facciamo ad Avezzano il 16 dicembre, e in quell'occasione ci sarà un trofeo particolare per la società. Quanti iscritti avete voi al momento? E per quanto riguarda la società, come tesserati in generale, tra il settore master e i giovanili siamo circa 130. E oggi, da quei 20-30 che potevamo essere noi, abbiamo portato qui 70 bambini. Quindi grazie anche agli amici di Cassino, Sora e i gemelli di Tagliacozzo. Senti, di solito i genitori o esaltano i propri figli oppure ne parlano non tanto volentieri. Io vorrei spendere due parole per la tua ragazzina, che è veramente brava. Quali risultati ti aspetti da lei? In che modo la stai indirizzando all'atletica? Stiamo lavorando molto per Valeria, ma non soltanto per lei, ma anche per Aurora Petricca, per Catherine Marziale, per Tommaso Libetti, tanto per fare dei nomi di quelli che ormai si sono un po', tra virgolette, allontanati dall'avviamento dell'atletica, ma cominciano
veramente ad essere atleti evoluti. E il lavoro per loro è importantissimo, grazie alla specialista Concetta Balsorio e a Marino Di Marco, che nei loro settori sanno che cosa fare di loro. Adesso si stanno allenando in base preparatoria con appunto un'ottima preparazione fisica per quelle che saranno le partecipazioni ai campionati nazionali indoor e per le nuove prove dei campionati regionali del prossimo anno. Chiudiamo questo circuito, quanti chilometri devono percorrere? Non essendo una gara diciamo ufficiale ma soltanto promozionale, e visto che parecchi giovani magari per la prima volta vengono perché attratti dalla nostra pubblicità e invitati per le scuole, abbiamo ridotto quelle che sono le distanze ufficiali federali, quindi la distanza maggiore sarà 1,5 km per i cadetti 14-15 e partiamo dai 200 metri per i più piccoli 6-7 anni ma anche più piccole, quindi noi sappiamo che 500 metri in un percorso così bello, verde e morbido, non pesano come i 500 in pista, quindi per loro non sarà assolutamente un problema. Un personaggio che ormai conosciamo, un poliziotto importante, ma soprattutto un atleta che va in montagna, le montagne ormai le conosce tutte. Allora, perché hai aderito alla Magic Run? Beh, per il periodo di gruppo, perché abbiamo iniziato a correre scherzando, giocando e ridendo delle corse che facciamo la sera per Tagliacozzo, e poi è uno spirito di gruppo veramente che unisce i ragazzi e questi bambini. Guardate qua che cosa sta succedendo oggi, e quindi è importante stare insieme all'aria aperta soprattutto, perché oggi ci si tende a rinchiudersi dentro le palestre oppure dentro casa a giocare con i videogiochi, quindi l'aria aperta fa sempre bene. Questo è il consiglio di Gaetano del Treste. La prossima montagna quale sarà? Ma quelle nostre ormai le conosciamo, cerchiamo di girarle il più possibile, è importante stare fuori all'aria aperta come ho detto prima, camminare è importante e muoversi. E siamo arrivati al momento dei saluti anche per questa ennesima puntata di Domenica Sport, penultima del mese di novembre. Allora andiamo a vedere che cosa ci proporrà il calendario per quanto riguarda il calcio domenica prossima. Nel campionato di Serie D Avezzano tornerà a giocare in casa e a giocare di domenica e ospiterà la Recanatese, una formazione che l'anno scorso andava decisamente male e che invece quest'anno viaggia molto molto bene, subito a ridosso delle primissime. Oggi la Recanatese ha pareggiato, ma insomma l'Avezzano pare aver trovato finalmente la classica quadratura del cerchio. Quindi Avezzano-Recanatese in Serie D, e invece in eccellenza c'è il derby tutto marsicano fra Capistrello e Paterno. Derby anche nel campionato di promozione, quello fra Angizia Luco e il Pucetta, e poi c'è lo Sportland Celano che giocherà fuori casa contro la Sant'Egidiese. Con questo, cari amici, è tutto. L'appuntamento con tutti voi è per domani, lunedì, alle 21.15 con Tutto Calcio. Vi proporremo, come sempre, i servizi delle partite che si sono disputate oggi, il campionato di Serie D, il Girone F. E poi per Domenica Sport ci vedremo ovviamente domenica prossima alle ore 21. Grazie, arrivederci a tutti, a domenica prossima.